questo bel limone, iniziamo con la ricetta di Natale di quest'anno. Realizzeremo dei biscotti con queste due formine. Questa sarà per il taglio esterno, quindi sarà un cerchio, e quindi andremo a ricavare una stella in questo modo. Cominciamo subito con la preparazione. Partiamo quindi dalla scorza del limone, ce ne servirà uno bello profumato e biologico. Iniziamo a mettere in planetaria 125 g di burro a temperatura ambiente, aggiungiamo 100 g di zucchero a velo, la scorza del limone e quindi lavoriamo in planetaria fino a ottenere una crema. Aggiungiamo in planetaria e facciamo partire e cominciamo a sciogliere il nostro burro. Deve diventare una crema. Aggiungiamo un pizzico di sale. Continuiamo a lavorare. A questo punto aggiungiamo un uovo medio e incorporiamo. Aggiungiamo adesso 40 g di amido di mais, a cui andremo ad aggiungere circa 200-210 g di farina 00 e setacciamo tutto insieme. Iniziamo quindi ad aggiungere le nostre farine setacciate, poco per volta, e facciamo lavorare. Giunti a questa consistenza, come vedete è abbastanza solido, ma è morbido, molto plastico, andiamo ad aggiungere le mandorle, 100 g di farina di mandorle, non troppo fine questa farina, lasciatela un po' a pezzettini, non polverizzatela. E quindi lavoriamo con le mani fino a ottenere un panetto omogeneo, però non lavorate troppo. Allora, in pochi secondi otterrete questo panetto. Come vedete è plastico, è abbastanza morbido. Andiamo a rivestirlo di pellicola trasparente e quindi in frigo per 2 ore. Intanto che la pasta riposa in frigo, preparate uno spessore, questi sono circa 4 mm. Utilizzeremo degli spessori da 4 mm per fare uno spessore uniforme nei nostri biscotti. Quindi preparate le formine chiaramente e la marmellata. Allora io vi consiglio di utilizzare una marmellata sul rosso perché è natalizio e ci sta benissimo. In questo caso ho scelto questa ai mirtilli, che ha anche un pizzico di acidità che ci sta bene. Abbondante farina e stendiamo aiutandoci con questi bordi. Questi tondi e Sì, quelli basta. tondi adesso fai. Ricaviamo le forme. Facciamo prima tutti i tondi e poi chiaramente ricaviamo la stellina al centro. Ok, adesso in questi qui, in due, andiamo a ricavare la stellina centrale. Fai tu. Centrala bene. Già centrato. Ok. Ok, Adesso e quindi andiamo a vediamo. metterli nella teglia. Ed ecco il risultato. Andiamo quindi in forno a 160 gradi, forno ventilato, calore dal basso, per circa 8-10 minuti. Eccoli appena usciti dal forno, hanno cotto circa 12 minuti nel mio forno, ma io ho un forno un po' lento, quindi andateci delicate comunque perché non vanno stracotti. Ora li lasciate raffreddare del tutto prima di toccarli perché altrimenti si sbriciolano. Posizioniamo su un piano le nostre parti inferiori che andremo a farcire adesso con la marmellata. Devo mettere in tutta. Poi E io lo metterei in tutta la superficie, sì. ce ne vuole di più. Sì, abbonda. Posizioniamo quindi la parte superiore su ogni biscotto in questo modo e poi daremo una spolverata di zucchero a velo. Ed ecco i nostri biscotti pronti. Guardate che carini. Buon Natale.